È stato un brutto passo falso, abbiamo fatto un passo indietro, non abbiamo giocato una partita dignitosa sicuramente, però siamo stati puniti da episodi, non è che siamo stati puniti da un grande gioco spumeggiante. Nel secondo tempo abbiamo cercato di recuperare qualcosa, però non siamo stati pericolosi in zona gol, che è un po' la nostra, diciamo, consuetudine. Niente, però noi ormai oggi è finita, abbiamo perso in malo modo, sbagliando molto. Noi dobbiamo guardare la prossima settimana, la prossima domenica. Oggi non possiamo più farci niente. Un commento breve è più che sufficiente. Si aspettava però di solito una partita diversa, visto il momento vissuto da Rimini? Ma mi aspettavo sicuramente una partita diversa, indubbiamente mi aspettavo una partita diversa, però non è venuta, non possiamo più stare qua a piangerci addosso. Abbiamo sbagliato, siamo stati puniti, dobbiamo rialzarci lavorando, cercare di avere domenica prossima più soddisfazione che quella che è stata oggi, e basta. Penso che la squadra contro, secondo me, una delle squadre più attrezzate per salire, per restare lì davanti fino alla fine, abbiamo fatto una grande gara. Si aspettava un Rimini diverso? L'ha un po' delusa oggi? Guarda, io penso che la Ternana abbia fatto una buona gara, poi per il Rimini io avevo visto i DVD delle altre partite, avevamo visto dove potevamo magari cercare di dargli delle noie, l'abbiamo fatto, poi sai, nelle partite hanno dinamiche diverse, ogni partita storia a sé, oggi abbiamo fatto 3 gol, ne potevamo fare qualcuno di più secondo me, e quindi è andato tutto bene. Dopo 3 sconfitte consecutive volevamo vincere a tutti i costi, ci siamo riusciti. Una doppietta importante dopo 2 settimane di digiuno per la Ternana a livello di gol. Sì, ogni partita è a sé, quindi ogni partita ha una sua lettura. Oggi era un po' più facile, insomma, riuscire ad arrivare al gol. Abbiamo fatto molte azioni offensive, quindi siamo stati facilitati da quello noi attaccanti. L'episodio del rigore? Credo che sia stato netto, poi non lo so, però io è stato sfortunato il difensore che è passata la palla sotto le gambe e mi ha preso la gamba, però credo che non ci sia nulla da dire, insomma. Il primo tempo secondo me non eravamo neanche partiti malissimo, i primi 10 minuti, poi una volta preso il gol ci siamo un po', a mio parere, abbassati, ci siamo un po' contratti. È chiaro che la Ternana è venuta fuori e purtroppo, ecco, alla fine del primo tempo c'è stato questo 2-0 che è diventato pesante poi da recuperare nel secondo tempo. Comunque c'è stata una reazione, perché sotto l'aspetto del gioco secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, anche se non abbiamo creato tantissime occasioni, però ecco, sotto l'aspetto del possesso palla secondo me abbiamo tenuto bene il campo. E poi alla fine c'è stato il terzo gol, che sinceramente ormai era finita e è un po' pesante, ecco, alla fine della partita 3-0 secondo me è anche bugiardo. Ogni volta che gioco va sempre un pochino meglio, adesso arrivavo da uno stop, però sono riuscito a tenere tutti i 90 minuti, magari in qualche circostanza è mancata un pochino di lucidità, però penso che alla lunga anche la condizione continui a migliorare. Noi abbiamo fatto una bella partita, però il risultato è pesante. Anche perché comunque qualche occasione l'abbiamo creata anche noi, potevamo sfruttare meglio qualche opportunità che avevamo ben creato, invece torniamo a casa con un pesante passivo. È arrivata questa palla tagliata a mezzo metro dalla linea, io correvo verso la porta, ho cercato di girarla fuori, c'ero anche riuscito, solo che dietro avevo un avversario, la palla gli è rimbalzata, gli è carambolata addosso ed è finita in rete. È stata una partita difficile, perché comunque loro nel primo tempo, alla fine, l'ultimo minuto, hanno trovato il secondo gol e quindi dopo si sono chiusi. È stato difficile per noi creare occasioni. No, abbiamo fatto una grandissima partita, non siamo riusciti a dare continuità alle due vittorie che avevamo fatto. Mi dispiace perché ci sono stati degli episodi dove magari abbiamo messo poca attenzione, che ci hanno condannato, al di là delle valutazioni poi dell'arbitro, se c'era o non c'era. Comunque abbiamo sbagliato, niente, bisogna guardare avanti, guardare la partita di domenica, sarà un'altra partita durissima contro una buonissima squadra come il Ravenna.